Ragazzi, vi siete mai chiesti che cosa succede ogni minuto su internet nel 2021? Io sì, lo sapete che mi piace curiosare, prendere qualche statistica alla mano e oggi vi racconto cosa succede esattamente nel 2021 con tutto quello che è successo in questo anno, anno e mezzo e tutto quello che appunto succede ogni minuto, ogni giorno nel 2021. Quindi se ancora non l'avete fatto, prendetevi del tempo per iscrivervi al canale, stiamo crescendo tantissimo e sono veramente felice e soprattutto se il video vi piace lasciate un bel like così aiutate l'algoritmo a fare in modo che questo video sia visto da più persone possibili. Oggi vi parlerò infatti di 10 cose che succedono regolarmente ogni minuto. Ovviamente stiamo parlando di una statistica, non mi sono inventato nulla e mi sono segnato tutto qui. La fonte di questa statistica è la Lori Lewis via All Access, che ha stimato 10 cose che succedono appunto ogni minuto. Attenzione, ricordatevi che è ogni minuto, non ogni ora, perché alcuni dati potrebbero effettivamente un po' stupirvi. Partiamo dal primo. Ogni minuto ci sono 28.000 abbonati a Netflix che fanno partire qualcosa, che guardano appunto un contenuto su Netflix. Sì, ogni minuto 28.000 abbonati in tutto il mondo. Cosa succede invece ogni minuto su Instagram? Beh, vengono condivise 695.000 stories ogni minuto su Instagram. Immaginate in un giorno quante stories vengono condivise. E poi c'è TikTok, la piattaforma che sta prendendo sempre più piede, e ogni minuto vengono fatti 5.000 download. E al punto 4 troviamo WhatsApp e Messenger insieme. Ogni minuto vengono inviati 69 milioni di messaggi su WhatsApp o Messenger. E infine, per la prima cinquina, abbiamo LinkedIn con 9.132 connessioni che vengono effettuate ogni minuto. Beh, se non sapete che cosa sono le connessioni su LinkedIn, fatevi un giretto, insomma. Connessioni su LinkedIn. Ma non finisce qui, quindi se ancora non vi siete iscritti questo è un buon momento per farlo, perché ve ne do altri 5. Parliamo della piattaforma Viola, usata da gamer, streamers, piattaforma che anch'io ho usato in passato e che forse tornerò a riutilizzare, quindi seguitemi anche su Instagram così vedete qualcosa in anteprima. Beh, ogni minuto ci sono 2 milioni di views. Niente male, che dite? E cosa succede invece negli e-commerce? Vengono spesi 1.6 milioni di dollari online in acquisti ogni minuto. Avvengono poi 2 milioni di swipes e però anche le mail che si davano per morte, in realtà ci sono 197.6 milioni di email inviate, quindi immaginate quante in un giorno. E infine la piattaforma dove siamo qui, dove ci stiamo trovando oggi, YouTube. Ebbene sì, ultimo ma non meno importante, YouTube. Ogni minuto vengono caricate 500 ore di contenuti, quindi questo è un video molto a livello statistico che mi piace molto. Fatemi sapere se volete altri video del genere, ve li porterò, perché come sempre il punto è questo: se guardate le statistiche, se guardate le analisi che sempre più frequentemente vengono fatte, soprattutto nell'era del digital, nei comportamenti, nelle abitudini degli utenti online, potete sempre di più avvicinarvi a quello che è il vostro prospect e il vostro buyer persona. Spero che queste statistiche le abbiate trovate interessanti e anche molto curiose. Ricordatevi che parlavamo di una statistica al minuto, vi basta moltiplicarle per ore o per giorni per capire quanta attività là fuori c'è sul digital e quanto in realtà crescerà sempre di più. Iscrivetevi al canale perché arriveranno altri video del genere e da Ale Lorenzi è tutto, ciao!